Avvocato Cianferoni. Devo tirarmi, posso? Ecco. Buonasera. Buonasera, avvocato. Cianferoni di... Allora, io preliminarmente vorrei chiederle, lei attualmente, diciamo, che lavoro sta svolgendo, che lavoro ha svolto nella sua vita finora? Sì, devo iniziare con... Sì. Dal momento in cui sono andato a vivere a Roma, ho svolto inizialmente... Mi sento disturbato, non so se sono io... Mi scusi, avvocato Cianferoni, ma arriva... Un attimo soltanto, un attimo. Arriva disturbato. Vogliamo eliminare questo fastidioso rumore di sottofondo. E allora... L'agente della polizia penitenziaria che ci assiste nel sito collegato dovrebbe provvedere a chiudere il microfono della saletta nel momento in cui risponde il teste qui in aula e poi riaprirlo per consentire le domande, perché altrimenti l'audio è disturbato. D'accordo, signor Presidente. Benissimo. E allora, intanto sta rispondendo il teste, quindi chiudiamo il microfono. Allora, nel momento in cui sono andato a vivere a Roma, diciamo, anche per cercarmi di staccare da quelle che erano poi le imposizioni, anche la dipendenza da mio padre, svolgevo attività così, diciamo, non ufficiale, mi occupavo di vendere orologi, un'attività che poi si è concretizzata con l'apertura di un negozio in via Vittoria a Roma in società con un gioielliere romano. Dopodiché ho aperto un'attività a Palermo come monomandatario per tutta Sicilia, Palermo, Catania, Trapani e cose della distribuzione dei divani Chateau Dax, noto marchio in campo nazionale. Attualmente e mentre, diciamo, poi ho svolto il ruolo di trader nel settore energetico, ruolo che ho svolto anche in ambito a quelle che erano, diciamo, i miei ambiti e le mie aspettanze in merito alla società dove mio padre aveva una quota. Attualmente svolgo il ruolo di trader. L'avvocato stava conferendo col suo assistente. Svolgo il ruolo di trader da quando lei alla corte si deve rivolgere, non all'avvocato. Questione di rispetto, mi scusi. Svolgo il ruolo di trader di materie ferrose, faccio normale dichiarazione ai redditi, giunta attività che è stata posta in attenzione anche dalla procura della Guardia di Finanza di Ferrara per accertamenti fiscali, per cui attualmente faccio il ruolo di trader per grosse ditte di acciaierie e materiali ferrosi e non. Prego. Sì, ecco, vuole riferire alla Corte la quota che aveva suo padre in quella società a cui ha fatto cenno, per la quale poi lei ha lavorato, e in che cifre si valuta questa quota? Sì, mio padre aveva una quota del circa 15% all'interno di quella che era una società iniziale che era stata fatta al momento in cui viene chiesto l'intervento di mio padre nel 1984, nel momento in cui... A quale società si sta riferendo? Al gruppo GAS, ora non sono varie, Presidente, sono varie società che sono poi mutuate nel tempo anche nella loro organigramma e anche nel loro contesto sociale. Inizialmente questa società che mio padre ha acquisito questo pacchetto, diciamo, azionario nel 1984, gruppo GAS chiamiamolo, GAS, è stata poi venduta esattamente nel 13 gennaio del 2004 per una serie di legislazioni che di fatto impedivano alle piccole società di rimanere sul mercato, credo con un limite di delle 300.000-400.000 utenze, per cui nel momento in cui la stessa era obbligata o acquisire altre società o di fatto essere venduta. È stata venduta al gruppo spagnolo della Gas Natural per un ammontare totale di 120 milioni di euro, prezzo di mercato, in quanto il mercato in quel momento, oggi vale un po' di più, imponeva
circa 1000 euro ogni utenza contatore, nel senso se una società aveva già contratti e utenze di distribuzione per 120.000. Vabbè, ma insomma, penso che all'avvocato questo non interessi. Mi ha chiesto la quota, prego. Ho cercato di capire. Andiamo avanti con le domande, avvocato Cianfero. Lei che studia ha fatto? Ho detto poc'anzi di non essere stato molto eccelso negli studi, ho la maturità classica. Senta, vuole chiarire alla Corte quali ragioni la spingono a dare l'intervista al dottore Belpietro, che se non sbaglio è quel giornalista che poco tempo fa ha denunciato di aver subito una specie di attentato, no? Ma cosa c'entra, avvocato Cianferone? Non ho capito, a che cosa si sta riferendo? Alla contestualizzazione della figura del dottore Belpietro, non altro. Lei ha fatto poc'anzi riferimento al dottore Belpietro, vuole ricordare meglio a quale proposito? A proposito che nel momento in cui ero stato raggiunto da quella che ritenevo un'inchiesta un po' anomala, come ho stesso dichiarato poc'anzi cercando di spiegare alla Corte laddove l'aggettivo anomalo poteva avere delle risultanze nel fatto che uno su cinque figli ero già indagato, avevo chiesto innanzitutto devo dire che la prima persona a cui mi sono rivolto per poter raccontare la mia storia non è stato il dottor Belpietro, ma è stato l'allora direttore del TG5 Mentana, Enrico Mentana. Mi ricordo di averlo incontrato in aeroporto a Roma, di aver chiesto, mi sono avvicinato cortesemente, mi sono presentato se era interessato e ho detto a raccontare un po' la mia storia. Mi ricordo che mi diede il numero della segretaria di mettermi in contatto con lui, poi non mostrò lo stesso interesse. Invece cosa che ho fatto poi con il dottor Belpietro, che nonostante diciamo, mi abbia spostato 3-4 appuntamenti, sono andato a trovare poi nell'ufficio di Milano, nella sua sede del giornale. Per cui risale esattamente al 2000, dopo la mia scarcerazione, ovviamente in quella fase dove nel 2007, esattamente, sì, 2007. Benissimo, allora, avvocato Cianferoni, autunno 2007. Sì. Vuole precisare meglio, ho lei detto, la sua domanda? No, la domanda è già superata, Presidente, ho avuto la risposta e passavo un altro tempo. Prego. Volevo sapere se a quella data lei disponeva già dell'archivio di suo padre. Assolutamente sì. Ecco, vuole chiarire alla Corte il motivo per cui non lo ha poi consegnato integralmente agli inquirenti tutto e subito? Certamente, il motivo è uno, avvocato Cianferoni, uno perché ovviamente in quel momento l'archivio oppure la documentazione da me conservata non ero stato chiamato da nessun organo inquirente a rispondere di queste, credo che ho risposto agli inquirenti in quelli che erano ovviamente le imputazioni che mi avevano mosso nel mio processo. Ho ribadito prima che qualsiasi apertura di questo tipo nei confronti della magistratura, gli stessi miei avvocati avevano detto che poteva essere intesa quasi come un voler scambiare situazioni, ma avevano sempre specificato che c'era un tempo per i processi e un tempo per le denunzie, sia giornalistiche che giudiziarie. Cioè, nel momento in cui avrai esaurito almeno in primo grado questo ruolo, potrai dire poi la tua. E così mi sono attenuto a quelle che sono state le indicazioni dei miei legali. Non ho voluto dare spazio o aperture a situazioni che magari potrebbero essere interpretate male, laddove, avvocato Cianferoni, lei mi potrà sincerare sul fatto che già ancora oggi questo tipo di aperture danno adito a interpretazioni di tipo beneficiarie o no. Ancora aspetto qualcuno che mi dica la legge che può consentirmi di ottenere benefici per questo mio ruolo di collaborare. Ovviamente un aggettivo un po', io mi limito a rispondere alle domande, non collaboro. Si fermi, domanda. Ecco, quindi in questo senso lei è aperto a una collaborazione con l'autorità giudiziaria o sta seguendo questa sua pur legittima strategia di fare prima la difesa da imputato e poi eventuali denunce, ha detto lei, in sede giornalistica o giudiziaria, prendo le sue parole.
Io non collaboro, mi limito a rispondere alle domande dei magistrati. Fondamentalmente non mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Tutte le volte che l'autorità giudiziaria mi chiede qualcosa e nel momento in cui ho argomentazione o documentazione per poter anche supportare quello che ho detto, ovviamente mi limito a rispondere ai magistrati. Ovviamente per me non significa collaborare, significa rispondere, dove chi non risponde ostacola, cioè quello italiano. Vorrei chiederle, a proposito del libro che suo padre le disse di voler scrivere tramite lei o un nipote, se mi pare di aver capito bene, le risulta che suo padre ne non è esattamente parlare? Così, allora. Non interrompa, faccia formulare la domanda. La domanda è se risulta che anche Vito Ciancimino, suo padre, di questo libro ebbe a parlare agli inquirenti e per esempio all'oggi prefetto Mori, al generale Mori dell'epoca. Ebbe a parlare al prefetto Mori? Sì, della volontà di fare un libro. Io non credo che tra il 99 e il 2002 un attimo soltanto, c'è opposizione al pubblico ministero? C'è opposizione, in realtà tutti avranno potuto apprezzare, la domanda è già stata formulata dalla parte civile, il signor Ciancimini ha risposto, non credo che possa essere reiterata, comunque. No, la domanda nei termini in cui è stata formulata viene posta, se di questa intenzione suo padre ebbe a parlare non credo che ci siano agli inquirenti e in particolare le chiede il difensore al prefetto Mori. Rispondo subito, Presidente, io credo di essere stato ben chiaro in quella che è stata la datazione e la collocazione sia di questa apertura mentale di mio padre, sia di quella intenzione di scrivere, non di pubblicare, perché poi è un altro passo, voglio pubblicare, per cui parliamo di un periodo che va dal 99 al 2002, non mi risulta, testé almeno al momento, che ci siano stati incontri tra mio padre e il generale prefetto Mori nel periodo intercorso questo proposito con mio padre, per cui non mi risulta che ci sono stati mai incontri avvenuti tra il 99 e la morte di mio padre il 19 novembre del 2002 tra mio padre e il generale Mori, per cui non capisco come lo stesso mio padre potrebbe aver mai parlato di questo al generale. Ecco, su questo, signor Presidente, essendo un tema emerso oggi, la difesa fa riserva di produzione di verbale, volendo chiedere l'esame del generale Mori all'esito dell'esame del signor Ciancimino, dicevo, riserva di produzione di verbale della Corte d'Assise di Firenze 24 gennaio 98, vado a memoria, nel quale verbale comunque si potrà leggere che il generale Mori fece specifico e ampio riferimento alla figura di Vito Ciancimino e alla descrizione ricevuta da parte di costui della volontà di scrivere un libro. Su questa base chiedo ora, questa è una mia affermazione ovviamente, la domanda è al signor Massimo Ciancimino se lui, Massimo Ciancimino, avesse delle amicizie con il generale Mori e con il capitano De Donno. Ma lei va a memoria nel senso che questo verbale ce l'ha davanti, contiene delle dichiarazioni rese dal generale Mori, o è un suo ricordo? Ecco, ci spieghi, avvocato Ciancimino. Allora, il verbale è molto preciso, è del 24 gennaio 98, io non lo posso dimenticare, signor Presidente, ero in quel collegio di difesa nel processo per gli attentati del 93. Fu la seconda audizione del prefetto Mori, diciamo dell'allora generale dei carabinieri Mario Mori, il quale descrisse una serie di evenienze facenti capo a Vito Ciancimino, tra le quali questa del libro e colloqui avuti anche con l'allora procuratore Caselli e con Vito Ciancimino a proposito proprio della volontà di Ciancimino di svolgere le sue memorie. Ecco, ovviamente non ho davanti il verbale perché non sapevo che sarebbe potuto servire. Ecco, quindi la domanda che invece scaturisce direttamente dall'esame oggi del teste è se il teste Massimo Ciancimino avesse tra le sue amicizie quelle di esponenti di forze di polizia, a cominciare dal generale Mori, il capitano De Donno e nel caso anche di altri. Vabbè, ma non abbiamo capito, le amicizie, lei sta parlando di dichiarazioni rese dal generale Mori in ordine
a cose dette da un padre, da Ciancimino padre, cosa c'entra il figlio in questo minuto? No, c'entra moltissimo, Presidente, perché le spiego la rilevanza, perché il generale Mori ebbe a dire che andò a parlare con Vito Ciancimino perché Massimo Ciancimino era in buoni rapporti col capitano De Donno. Lei è in grado di rispondere sul punto? Dunque, procediamo con ordine, il test risponda sul punto, poi lei articolerà le sue richieste, produrrà il verbale a cui si è riferito e poi formulerà meglio la richiesta di esame che ci ha anticipato. Il test risponda su questo punto, prego. Sul punto se, sì, come credo che anche negli atti processuali, amicizia magari è un parolone, ero legato da un buon rapporto col capitano De Donno, lo stesso capitano che nel 1992, i primi di giugno del 1992, mi chiese di procurare un incontro tra lui e un suo superiore con mio padre per motivi importanti, per cui l'amicizia è ben nota anche, diciamo, dichiarata dallo stesso capitano De Donno. Vabbè, andiamo avanti con le domande. Poi ho conosciuto il colonnello Mori. Andiamo avanti con le domande. Stavamo parlando della intenzione di Ciancimino padre di pubblicare il famoso libro. Non deviamo da questo tema, sì. Avvocato Cianferoni. Oh, perché, infatti, Presidente, perché non... la rilevanza, io sto... Prego. Rispondo. No. Ecco, signor Presidente. Ascoltiamo la prossima domanda. Sì. Sempre sull'inquadro, perché sto seguendo nel controesame il modus procedendi avuto anche dal pubblico ministero nel suo esame, il quale ha iniziato chiedendo al teste il percorso giudiziario del padre Vito. Questo è stato il primo tema di domanda che ha svolto il pubblico ministero. E allora sotto questo profilo chiedo al teste se sia a conoscenza di incontri con finalità di indagine chiaramente tra Vito Ciancimino e il generale Mori successivi all'arresto di Salvatore Riina. Ma la domanda non ha attinenza con i temi che formano oggetto di questo processo, avvocato Cianferoni, non viene posta. Presidente, ne prendo atto, io mi rifacevo alla domanda del pubblico ministero sul percorso del padre Vito. Questa è stata la domanda iniziale del pubblico ministero. Arriviamoci dall'inizio, casomai, ma non dalla fine. Quindi lei faccia opportune domande sondando le conoscenze del teste sui temi che già hanno formato oggetto dell'esame diretto del pubblico ministero, poi si vedrà se sarà il caso di arrivare anche alle epoche successive. Presidente, volentieri, ecco, le dico alla Corte che per la difesa ha interesse ora il tema delle evenienze successive all'arresto di Vito Ciancimino del 19 dicembre del 1992. Vada, questo sarebbe il tema, io non so, vada si avanti. Può andare anche più a ritroso, però. Vada avanti. Ecco. E allora, ci stiamo occupando del sequestro, le ricordo che ci stiamo occupando del sequestro De Mauro. Voglio dire, sono temi che ha trattato il pubblico ministero, io non intendo assolutamente entrare in polemica con la Corte, ci mancherebbe, però sono domande che ha fatto il pubblico ministero. Andiamo avanti, vediamo che quali sono queste domande. E specifico anche l'attinenza di questi temi. Ad avviso della difesa è importante verificare la genuinità delle narrazioni del teste sulla base della loro datazione in rapporto a ciò che ha fatto il padre all'epoca. All'epoca cioè di quando era in vita, siccome i contatti giudiziari del Massimo Ciancimino nascono, a suo dire, dal 2007-2008 all'indomani di una intervista rilasciata a Panorama, allora io vorrei retrodatare per sapere che cosa ha fatto suo padre, cioè la fonte di queste conoscenze. Quindi, siccome a noi interessa, come linea di difesa, preliminarmente acclarare se Vito Ciancimino avesse già dei contatti, diciamo, investigativi con le forze di polizia e con la magistratura di Palermo nel 1993, da qui le domande. Andiamo avanti. Se poi il tema non interessa alla Corte... Avvocato Cianferoni, questa lunga premessa l'abbiamo compresa. Adesso faccia la domanda. E allora,
La domanda ritorna ad essere quella che dicevamo poco fa, cioè se a Massimo Ciancimino risulta che Vito Ciancimino chiese di essere sentito dalla Procura di Palermo per il tramite anche del generale Mori nel gennaio del 1993. Risponda. Se Vito Ciancimino chiese alla... Mi pare è stato ascoltato nel gennaio. Alla Procura, lei ha fatto riferimento a dichiarazioni rese da suo padre al procuratore Caselli. Ecco, la domanda del difensore ritengo si agganci. Sì, mi pare è stato ascoltato parecchie volte dal momento della sua carcerazione, dal 19 dicembre del 1992 fino a credo al 94, è stato più volte interrogato dal dottor Caselli in presenza spesso del colonnello Mori e anche il capitano De Donno. Ecco, ulteriore domanda, risulta al test se Vito Ciancimino sia dovuto comparire di fronte alla Corte d'Assise di Firenze per rispondere sugli attentati del 92-93, in particolare su quelli del 93, e che atteggiamento assunse in quella data? Se ne avete avuto modo di commentare poi questo fatto negli anni 99-2002, quando lei dice dovevate fare il libro. Avete parlato del fatto che fu chiamato a deporre a Firenze? Risponda. Sì, abbiamo parlato anche perché c'era stato il ritrovamento da parte mia di un documento dove dice che nonostante le sollecitazioni delle difese non avevo voluto sbugiardare il capitano Mori e il colonnello De Donno, un documento che è anche riportato nel libro che ho scritto insieme al giornalista Ricata. Ricorda, per dire alla Corte e poi passare a un altro argomento. Si abbassa la facoltà di non... in quella se... Si abbassa la facoltà di non rispondere. Senta, signor Ciancimino, tra le amicizie di suo padre vi era quella con il generale Subranni dei Carabinieri? Non sono a conoscenza di amicizie dirette tra mio padre e con il generale Subranni. Conosce lei la figura investigativa del generale Subranni a Palermo? Giornalisticamente. E poi quando fu lo stesso, mi pare mi disse che nel momento in cui c'erano i rapporti, i colloqui investigativi con i carabinieri, che il generale Subranni era il diretto superiore sia del capitano De Donno che del colonnello Mori. Ecco, le chiedo, retrodatando poi venendo ai fatti degli anni 70, no? Quando lei dice che suo padre le ha raccontato di aver fatto da tramite tra entità locali siciliane e entità romane, vuole specificare meglio con quali entità romane avrebbe fatto da tramite? Con entità palermitane si riferiva ai suoi paesani, quindi esattamente a Luciano Liggio, a Bernardo Provenzano e a Salvatore Rina. Per quanto riguarda entità romane, sto cercando di rispondere in altro procedimento. E credo ovviamente, forse sono anche vincolato al segreto istruttorio. Pubblico Ministero, questo è... Direi assolutamente di sì, Presidente. Sono indagini in corso, sono segrete, credo che... Sì, che riguarda una procura di Caltanissetta, per cui non credo che posso rendere, diciamo... Sì, Presidente, posso confermare ovviamente questa circostanza. Sono delle indagini in corso e quindi si è vincolato al segreto istruttorio. La Corte ritiene che almeno con riferimento a quei contatti a cui il test si è riferito nel commentare il passaggio dello scritto, quello relativo al periodo successivo alla elezione a sindaco di suo padre e all'andata a Roma e ai contatti con
ambienti del Ministero dell'Interno e presentazione successiva di illustri personaggi, così vengono definiti. Sì, mio padre... Nello scritto lei debba rispondere, perché questo attiene ai temi di cui ci occupiamo. Mio padre, in merito a quegli anni, mi racconta che nel 1970 gli vengono presentati dei signori che poi io conoscerò nel tempo, e ultimamente uno di questi come il signor Franco, Carlo, questi personaggi che fanno da tramite tra mio padre e questo mondo delle istituzioni. Ovviamente in merito io ho un viso e un nome di un soggetto, in merito a quella che è la riconducibilità di dare un volto, cioè al volto che ho in mente io, un volto e un nome a questo soggetto, sono in corso indagini, per cui non sono in grado di dare nomi e cognomi. Ma il personaggio era uno o erano più? Mio padre particolarmente teneva rapporti con uno, poi ovviamente mio padre sempre sosteneva che i personaggi erano diversi, parla di regia, non parla di un unico personaggio. Io posso rispondere in quelle che sono le mie conoscenze dirette. Ovviamente non ho mai approfondito più di tanto, perché ho visto anche tanta reticenza di mio padre ad approfondire questi argomenti. Prego. A queste persone suo padre ha chiesto dei favori, per quanto lei sia a conoscenza, può dettagliare qualche episodio del rapporto? Che cosa ci guadagnava suo padre a fare da tramite? Che cosa ci guadagnava? Non sono in grado di specificarlo, non so cosa ci guadagnava. Sicuramente faceva parte di un sistema di potere che gli ha consentito anche tanti vantaggi in campo imprenditoriale. Ovviamente non sono in grado di specificarle e finalizzare la natura di rapporti specialmente datati a quel periodo, tipi di vantaggi acquisiti da questi rapporti in quel periodo. Non sono in grado di darle questo tipo di risposta. Per esempio, e anche qui dico per la Corte, è una domanda che prelude poi a un cambio di argomento, però vorrei che risultasse, suo padre ha mai chiesto un passaporto per espatriare a qualcuno delle istituzioni negli anni 90? Sì, è stato chiesto esattamente nel 92, è stato chiesto sia a questi canali istituzionali, è stato dotato di un passaporto diplomatico di altra nazionalità, e poi ha chiesto anche, era stato suggerito anzi dal colonnello Mori, per poter ottemperare a un appuntamento che doveva avvenire all'estero, la richiesta di un passaporto, della restituzione del suo passaporto. Preciso altresì che in quel momento comunque mio padre, per recarsi all'estero, era dotato di carta rilasciata dal Comune di Roma valida all'espatrio. Senta, ma venendo alla figura del mio cliente, lei ha detto di averlo visto, può dare alla Corte una descrizione fisica del signor Riina? Un po' più basso di me, insomma, come me lo ricordo, un po' come adesso, gente più giovane, me lo ricordo a casa, a Palermo, portava un borsello, persona normalissima com'è. Lei ha avuto modo di vederlo, ha detto, in due o tre occasioni, sì. Immagino, le chiedo, anche d'estate? Sì, in una villa, in un villino a Bagheria, l'ho visto che scendeva dalla macchina e entrava assieme ad altri soggetti, però la descrizione di quello è sempre la stessa, cioè non è che posso ricordarmi come era vestito o cosa calzava. Non sa dare alla Corte nessun tratto somatico particolare del signor Riina? Mi ricordo che era più basso di me, cioè più di questo, altro tipo. No. Ecco, vorrei ancora chiederle. Lei ha parlato della figura dell'avvocato Guarrasi. A parte la descrizione che ha già dato anche per il Guarrasi di mediatore tra Cosa Nostra e le istituzioni romane, sa in concreto da suo padre chiaramente che ruolo possa aver avuto, se
suo padre gliene ha parlato, il Guarrasi nella scomparsa del De Mauro? No, non me ne ha parlato. Ci ha parlato. Perché il procuratore Scaglione avrebbe dovuto preoccuparsi, lei ha già risposto ampiamente, però perché avrebbe dovuto preoccuparsi se si fosse occupato della scomparsa del De Mauro? Perché avrebbe avuto a preoccuparsi se si occupava della scomparsa? Ah, perché andava a toccare equilibri e situazioni che andavano al di fuori del suo ambito territoriale, riguardavano logiche e appunto ed equilibri che erano al di fuori dell'ambito palermitano, ambito in cui lo stesso procuratore esercitava le funzioni. Ecco, suo padre le ha mai parlato dell'esistenza a Palermo di un circolo della stampa frequentato dal De Mauro? No, assolutamente no. Ho ribadito che non c'era. Le ha mai parlato? Scusa, stavo completando. Finisca di rispondere. Diciamo che non ci sono stati mai grandi rapporti tra mio padre e il De Mauro di natura professionale né di altro tipo. E che rapporti con riferimento alla figura di Stefano Bontade può ricordare che le ha descritto suo padre? Rapporti di natura finanziaria, imprenditoriale e anche di natura ovviamente locale in merito a quelle che erano le mansioni non ufficiali svolte dallo stesso Bontade in ambito palermitano. Quindi lei sta dicendo che suo padre, per quanto a sua conoscenza, aveva rapporti economici con il Bontade. Può dire alla Corte che tipo di rapporti le risultano? Lo stesso Bontade si era fatto promotore tramite altri soggetti di decentrare alcuni investimenti che mio padre aveva fatto insieme agli amici e soci prestanome Bonura e Buscemi in quella che era una società che si chiamava, ora non so se proprio per questo l'avvocato è coperto da segreto istruttorio. Si tratta di investimenti fatti da mio padre nell'area dell'Interland milanese, laddove la Corte. Pubblico Ministero su questo punto? Direi che più avanti di quanto si è spinto non dovrebbe spingersi, signor Sanci. Ecco, signor Presidente, però questa volta. A quale società si riferisce? Mi riferisco alla società che aveva iniziato, era iniziata come l'Urano, poi IFIS si è chiamata società che ha esercitato attività di costruzione nella zona di Don Orione, da cui poi sono stati tenuti degli appartamenti che sono stati oggetti di sequestri da parte del giudice Falcone, e parte di queste somme invece sono state. E la INIM? Le risulta, le nota questa sigla? Sì, la INIM sì, ecco, è una società pure riferibile a mio padre. Come sulla INIM ci sono già dei riferimenti in atti. Sì, ecco, la INIM sì, punto era una società che in cui mio padre aveva degli interessi personali. Il problema è questo, Presidente, il problema è che sto rispondendo in altri procedimenti e ogni volta che finisco sono legato al segreto istruttorio. Se lei mi dice che devo andare oltre, no, per esempio sulla INIM c'erano interessi di Bontade? Sì. No, sulla INIM c'erano interessi di mio padre. Io sono a conoscenza che c'erano interessi di mio padre e gli interessi di Bontade erano su alcuni investimenti che anche mio padre, tramite gli utili percepiti dalla Lurano, aveva fatto in queste aree di interesse, secondo anche quello che era il ruolo svolto da mio padre. Mio padre in quel momento, non scordiamoci che nonostante ha ricoperto il ruolo di sindaco per soli 19 giorni, aveva svolto il ruolo di assessore ai lavori pubblici per circa un decennio, di fatto tristemente noto come l'uomo del sacco edilizio di Palermo, per cui laddove era stata chiesta anche una consulenza in quella che secondo l'esperienza maturata da mio padre anche nel tempo, nel momento in cui aveva retto l'assessorato, era conveniente e soprattutto se realmente le prospettive avanzate da amici del Bontade sulle prerogative di
di guadagno su questi investimenti immobiliari nella zona milanese potevano risultare reali, per cui mio padre era stato consultato sia come tecnico per il ruolo assunto da politico che come anche un secondo tempo investitore tramite gli utili ricavati in parte dalla Lurano Immobiliare. Va bene, allora su questo punto, preso atto della esistenza di indagini in corso, stabiliamo un limite, per cui avvocato Gianferoni, formuli una domanda. Signor Presidente, sì, la difesa ne prende atto e ricordandosi quale sia il capo di imputazione, io non insisto oltre, mi è sufficiente evocare alla sapiente conoscenza della Corte delle tematiche che saranno oggetto di discussione. Passo perciò a un altro argomento. Sempre sulla figura di suo padre come, diciamo, facitore d'affari, come affarista, imprenditore, dica lei la qualifica, le chiedo, questi affari a cui lei fa riferimento, comunque in generale, erano propri di Vito Ciancimino? Lui non divideva questi affari con altre persone? Presidente, però sono l'avvocato della Costino difensore del signor Ciancimino. Francamente non si riesce a capire la rilevanza della domanda rispetto al tema processuale. L'obiezione dell'avvocato D'Agostino è fondata, avvocato Gianferoni. La domanda non viene posta. Provo a esplicitare meglio il tema. Vito Ciancimino, nel fare affari con Stefano Bontade, doveva risponderne a qualcuno o era autonomo e faceva affari in autonomia anche in quegli anni, cioè 70-80? Presidente, una domanda di estremo interesse invece, perciò insisto. Sul punto risponda. Doveva darne conto in che senso? Chiarisca meglio come si articolavano questi interessi. C'erano delle spettanze che erano anche dovute a cosiddetti problematiche ambientali a cui mio padre si è sempre adoperato e credo che anche nessun soggetto imprenditorialmente legato o non legato all'organizzazione criminale Cosa Nostra si è potuto sottrarre, anche perché mi sembra che nel vano tentativo di quei pochi che hanno cercato di sottrarsi a questo tipo di non richieste ma imposizioni, credo che non abbia avuto grande esito. Credo che è dimostrato anche storicamente che, nonostante il legame associativo di vari soggetti, le stesse spettanze, e ne sono testimone anche in quella che era la gestione della società Gas, erano dovute a certi ambienti, anche se direttamente cointeressato o in amicizia con ambienti legati a Cosa Nostra. Allo Stato non ho altre domande. Senta, signor Ciancimino, da parte mia poche domande. Prego, Presidente. Dove erano custoditi questi documenti che lei ha consegnato al pubblico ministero? Questa documentazione che era faceva parte di quelli che doveva essere l'argomentazione del mio libro, per cui era tutta custodita a casa mia a Bologna, è stata anche oggetto da parte della perquisizione che è avvenuta dopo di Caltanissetta, riguardava argomentazione che non era, ad esempio, finalizzata nella ricerca, l'argomento per il quale è stato espletato il mandato del Tribunale di Caltanissetta di trovare appunto elementi. Sì, ma quando lei ne ricevette consegna da parte di suo padre? Ah no, suo padre dove li teneva questi documenti? A casa, mi ricordo a che a casa mio padre, dove? A Palermo o a Roma? A Roma, ho ribadito alla Corte che eravamo residenti ambedue soggetti, mio padre in regime di detenzione domiciliare, io come residente a Roma sin dal 1989 nell'indirizzo di via San Sebastianello 9, mio padre teneva tutta questa documentazione a Roma nel suo appartamento e, nonostante è stato arrestato il 19 dicembre del 1992, non è stata mai svolta nessuna perquisizione all'interno dell'abitazione. Lei può collocare nel tempo proprio il momento in cui lei ne entrò materialmente, ne venne anzitutto a conoscenza della loro esistenza e poi ne entrò materialmente in possesso? Nel 2000, in quel periodo di tempo. Ora non riesco a collocare precisamente il singolo documento, se è stato da me letto, riletto, analizzato in quell'arco temporale. Ovviamente
lo stesso periodo, sì, ogni tanto mio padre andava in clinica per analisi, faceva fisioterapia per la gamba, c'erano lunghi periodi di degenza, per cui è un arco di tempo di 2 anni dove c'è stata l'espletazione e la cernita di questa documentazione. Senta, tra gli avvenimenti che sarebbero stati, secondo suo padre, correlati da una, secondo una regia unica, lei ha citato anche la fuga di Riggio dalla clinica, da una clinica. Ecco, può meglio precisare quali sono le sue conoscenze sul punto? Sì, mio padre disse che si parlava sempre in merito a quell'anno, al 1970. Mio padre dava una chiave di lettura unica in quella che era la fuga anomala di Riggio dalla clinica, in quelli che poi erano stati la in sequenza temporale, dico presidente, in quelli non affettiva, perché prima verrebbe Scaglione, con tutto rispetto per il dottor De Mauro, in quella che è stata la sequenza temporale dei fatti avvenuti, per cui mio padre dava un unico filo conduttore in quella che era stata l'anomala fuga di Riggio dalla latitanza di dalla clinica, da una clinica, non so se a Roma, non mi ricordo esattamente dove, mi ricordo che c'è stata questa fuga, il sequestro De Mauro e l'omicidio Scaglione. Per ciò che concerne il riferimento al golpe borghese, ecco, nei discorsi che suo padre le fece, questa conoscenza acquisita da suo padre riguardo al golpe fu successiva al sequestro De Mauro, si era già verificato il sequestro De Mauro, quindi si riferisce all'epoca in cui lui era sindaco assolutamente sì, e quindi è successiva, diciamo, sì, o su per giù in quei giorni. Mi parlava lui del proprio momento in cui veniva eletto, era sindaco, ora non riesco a collocare se era stato appena eletto o era già sindaco. Mi parlava ovviamente colloca nel novembre, fine, perché lui me la colloca temporalmente fine 70. A proposito dei contatti romani, lei ha detto nel 1970 mio padre venne chiamato a Roma presso il Ministero degli Interni e gli furono presentate alcune persone che avrebbero dovuto costituire, che chiesero a suo padre di fungere da canale nei riguardi dei corleonesi. Ecco, ma i personaggi politici che lei ha citato, Restivo e Ruffini in particolare, erano a conoscenza nel presentare questi personaggi, erano a conoscenza della funzione che avrebbe dovuto assolvere suo padre? Ritengo di sì, però non sono in grado, non ho fatto la domanda diretta, mi limitavo a attingere notizie che potevano servire per redare il libro. Ovviamente non so se questa era dettata soltanto dalla sua provenienza, il fatto che era nata a Corleone, o perché gli stessi erano ben a conoscenza dei rapporti intercorsi tra mio padre e questi ambienti. Comunque desumo di sì, ovviamente, però questa è stata in deduzione. Lei ha fatto cenno di una richiesta rifiutata dal procuratore Scaglione di interessarsi delle indagini di natura fiscale legate a problemi degli esattori saldo. Poi ha detto che questa richiesta venne invece girata a un altro magistrato. No, mi scuso Presidente, no. La richiesta relativa a quella che era una possibile revisione o rilettura di quelle che erano le condanne. Le carte di Riggio, sì. E ha detto che comunque questa richiesta venne poi girata a un altro magistrato, il dottore Palazzolo. Sì. Le risulta che venne accolta in questa seconda... Sì, lo dichiara mio padre a verbale anche al dottor Caselli nel 93. E in che cosa si tradusse questo interessamento? Nel cercare motivi medici o cose, non mi ricordo esattamente, non mi sono molto addentrato in quel periodo temporale, non nelle notizie. Non voglio sminuire nessun delitto, credo che tutti i delitti sono importanti. Ovviamente dovete cercare di capire dove il mio interesse nel 2000-2002 era legato soprattutto a episodi che potevo ben rappresentare anche da un punto di vista per averli vissuti direttamente o indirettamente. Ovviamente tutto quello che era collocabile in quel tempo
assumeva per me importanza nel momento in cui rinvenivo la documentazione e destava curiosità la stessa. Prosegue il consigliere Peduibri. Sì, mi riallaccio a quest'ultima domanda. Prego, consigliere. L'interessamento che era stato richiesto per processi che riguardavano Ligi era un interessamento per ottenere benefici, scarcerazioni o aggiustamenti cosiddetti di processi? Non sono... O revisioni di condanne? Credo revisioni di condanne. Mi ricordo espressamente, anche perché mi ricordo il verbale che l'avevo trovato e io ho fatto notare a mio padre, che mio padre nel rispondere alla domanda del procuratore Caselli, che lo invitava a pronunciarsi su quello che era il nome che lui fino al precedente interrogatori aveva definito ambasciatore di Rina, in cui lui dice che alcuni ambasciatori di Rina in merito a quella che tra virgolette chiamiamo rapporto appunto che era stato sollecitato a Capitano De Donno, quel periodo, diciamo, quella specie, quella che passa alle cronache come la trattativa, nel momento in cui sollecitato dal procuratore Caselli, mio padre viene invitato a dire il nome dell'ambasciatore, cioè chi è che faceva da tramite tra il Rina e lei, cioè sollecitato dice a svelare almeno questo nome per dare un segnale. Mi ricordo che mio padre disse che il tramite era il medico Antonino Cinà, e proprio nel dare la natura dell'origine del rapporto tra il Cinà e comunque gli atti degli interrogatori di Ingroia e lo stesso mio padre dice, racconta al dottor Caselli come la prima volta che ebbe modo di conoscere il dottor Cinà è quando lo stesso Cinà portò la documentazione appunto che riguardava possibili revisioni, non so se erano problemi, malattie inerenti alla situazione processuale del Ligio. Senta, per quanto riguarda la conservazione di questi documenti che sono stati prodotti, questi documenti erano conservati con dei fogli di giornale, erano spillati? Sì, spillati, insieme. Così come li ho rinvenuti e così come li avevo catalogati li ho prodotti. Sì, ma erano stati spillati da suo padre? Sì, insomma di sì. No, c'erano delle... non erano spillati, c'erano delle attache. Con delle graffette? Sì, delle graffette. Però mi ricordo, non sono... Sì, ma c'era un nesso tra il documento e il giornale? Sì, erano insieme, erano collegati, erano tutto, facevano parte di un unico allegato. Sì, voglio dire, c'è un nesso, come dire, di tipo cronologico? Sì, 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 mio padre mi raccomandava... Quando... Sì, c'era un nesso, difatti, proprio anche nella rilettura ho precisato che li ho visti insieme, ho dovuto rileggere insieme. Mio padre collocava un documento col singolo giornale, era un commento che lo aveva fatto da sviluppare, temi da sviluppare. Poi ovviamente lo... C'era un nesso anche col contenuto degli articoli? Sì, assolutamente sì. E quindi, per esempio, il documento cosiddetto 19, per intenderci... Sì, mi scuso che ho messo io... Sì, questo documento 19, così come il precedente, fa riferimento, immagino, a una catalogazione. Sì. Questa è una catalogazione fatta pure da suo padre. A suo tempo, sì, che ovviamente poi non è stata adoperata, perché voglio, forse prima anche l'avvocato Cianferoni ha fatto un attimo involontariamente confusione, per cui cerco magari anche di facilitare il vostro lavoro. In merito a quelle che erano le conoscenze del colonnello Mori sulla volontà di mio padre di scrivere il libro, va precisato una cosa che, come ho ribadito in fase di esame del procuratore, mio padre aveva già redatto un libro che lui aveva titolato Le Mafie e che lo stesso libro era stato consegnato già nel 92 al dottor Caselli e anche al dottor Ingroia. Era un libro, come durante l'esame del procuratore ho detto, molto ingombrante, era un atto di accusa nei confronti del giudice Falcone e della magistratura insieme, poi dove soprattutto mio padre voleva uscire come una specie di vittima di un sistema, non c'era neanche un riconoscimento di colpa, per cui forse per dire che si parla di due libri, quello che mio padre già aveva redatto Le Mafie, che di cui era a conoscenza del procuratore Caselli, il colonnello Mori, il capitano De Donno, l'aveva mandato credo anche in commissione antimafia, l'aveva spedito a Violante, l'aveva mandato in altre situazioni, e quello invece che un libro, diciamo un intento di un libro che avviene dal 99 al 2002. Tornando
al documento 19. Lei ha detto c'è anche un nesso cronologico col foglio di giornale a cui era agganciato. Quindi era agganciato, unito in qualche modo a giornali del novembre del 92. Sì. Il 19 era... Sì, 20 novembre 92. Sì. Può ricordare qual era la posizione processuale e giudiziaria di suo padre a quell'epoca, novembre 92? Era libero in attesa di sentenza, aveva scontato un periodo di tempo massimo di carcerazione preventiva ed era... Vuole precisare sentenza di primo o di secondo grado? Di secondo grado. Nel processo per che lo vedeva visto condannato a 7 anni o 8 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso, doveva essere definita la sua situazione processuale alla Suprema Corte. Poi per quella sovvenuta richiesta di passaporto si è innestato un meccanismo, insomma, che fa... Il precedente documento invece? Sì. Il giornale di Sicilia. Allora, dove c'è scritto un post-it 13. Sì. Come epoca? Come epoca, come la stessa francatura della spedizione postale evidenzia, lo stesso viene inviato a Ciancimino Vito in via Mercato 11 ed è dell'88, nel momento in cui appunto avevamo lasciato la pensione, quella che dicevo la rustica, avevamo preso l'abitazione in affitto in via Mercato 11 a Rotello, mio padre stava scontando la misura di prevenzione imposta dal divieto di dimora o l'obbligo di soggiorno a Rotello, di fatto indicato come comune Rotello Campobasso, in cui avevo fatto l'abbonamento a mio padre riceveva, anche se notevole ritardo, il giornale, perché in quel paese bellissimo non c'era neanche l'edicola, i giornali arrivavano la sera o il giorno dopo dal barbiere. Senta, a proposito del, lei ha fatto riferimento anche alla sua infanzia, alcune esperienze della sua infanzia. Se infanzia si può chiamare. Sì. Negli anni 70. Sì. Ecco, ha fatto riferimento a delle vacanze trascorse a Montecatini. Sì. Mi parlava sempre come luoghi termali, non amava il mare, non ha mai fatto un bagno a mare, insomma, ecco. Ne andava orgoglioso, non ha mai fatto un bagno a mare. Noi vorremmo sapere, il suo ricordo è legato a un fatto episodico? Oppure avevate l'abitudine effettivamente di andare? No, erano luoghi fissi, Salso Maggiore, Sirmione e Montecatini nel periodo estivo e Taormina per le vacanze di Capodanno. Sì. Era una via crucis, non era una vacanza. C'era... Sì. E le risulta che ci sia stata una frequentazione familiare con il procuratore Scaglione anche in occasione di vacanze estive? Sì, mi risulta, sì, anche... Lo stesso mi è stato evidenziato e anche confermato poi da mia madre quando per cercare anche io. Ma poi conosco i figli, Antonio, cioè tuttora. Sì. E lei ricorda anche a Montecatini? Sì, sono stato aiutato in questi ricordi da mio padre e da mia madre, perché ovviamente ricordare proprio quel periodo quando ho 6-7 anni. Mi ricordo Sirmione perché era stato, facendo riferimento a quella, c'era stato quell'episodio un po' violento tra mio padre e mia madre, però sapevo che avevo anche diverse foto. Credo che siano anche della disponibilità di... Ci sono anche foto che ritraggono mio padre Scaglione, che sono state, credo, involontariamente acquisite quando c'è stato il sequestro del materiale di Caltanissetta a casa di mia madre. Senta, ma di solito a Montecatini andavate in estate? In estate, periodo estivo. Periodo estivo significa agosto? Agosto. In macchina. E andavate a stare in albergo? Sì. Senta, suo padre aveva nell'entourage, diciamo, dei suoi conoscenti, aveva qualche volta, era stato affibbiato il nomignolo del barbiere o qualcosa del genere? No, ma centrato proprio barbiere, il famoso barbiere di Corleone, anche se in questo devo dire che non risponde poi alla realtà dei fatti, purtroppo ovviamente... Come ho cercato di precisare alla Corte, il fatto che passa per essere l'ex sindaco di Palermo, nonostante per soli 19 giorni ha ricoperto la carica, credo che come sindaco, insomma,
a oggi risulta il peggior sindaco della città, quello ricontrato come l'ex sindaco a oggi. Poi per quanto riguarda il nomignolo di Barbiere, in effetti mio padre, perché è stata fatta pure da me la domanda specifica realmente su questa natura, diceva che mio nonno affittava un immobile di sua proprietà a un albergo diurno che poi fatalmente per la prima volta mi sono recato a Corleone in occasione della presentazione del libro, sono andato a vedere maggio di quest'anno, non ho mai andato a Corleone, ho visto quello che cos'era un albergo diurno dove c'era anche il barbiere, c'era dove fare le docce, mio padre mi spiegava che in quel periodo, epoca appunto 50-60, c'erano questi locali dove ci andava a lavare, a fare docce, per cui non era solo un barbiere, era considerato hotel diurno, qualcosa che poi anche risulta agli atti svolti dal dottor Falcone nell'accertamento dell'origine dei beni di mio padre. Quindi era un diminutivo se non uno... Sì, l'ex barbiere come l'ex sindaco, sì. In atto nella ricostruzione, nella perizia disposta dal dottor Falcone, dal dottor Guarnotta, in merito a quelle che sono state le attività svolte da mio padre, è anche citata questa come attività accertata agli inquirenti. Sì, ma mi può spiegare come nasce questo nomignolo del barbiere e chi lo chiamava così? No, non sono in grado, non, devo dire che è qualcosa che mi ha pesato sempre, mi dicevano che tuo nonno era barbiere, cosa, per cui quando ho avuto modo ho cercato anche di capire realmente come stavano i fatti, però da come nasce il nomignolo barbiere sinceramente non sono, ovviamente era stato legato al fatto che aveva, di fatto era sempre... Però per chi lo conosceva era abbastanza noto con questo nomignolo. Sì, 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 anche giornalisticamente, credo che è stato anche uno dei titoli, riconosciuti a mio padre dal giornale L'Ora nelle sue tante campagne che hanno cercato di mettere alla luce quelle che erano le collusioni tra mio padre e il mondo di Cosa Nostra. Senta, a proposito dell'elezione a sindaco di suo padre, sì. Lei è certo che fu nel novembre e non nell'ottobre del 70? No, certo, ora, mi ricordo quel periodo, ma non sono in grado proprio esattamente di dare le date, la datazione. Senta, e com'è che durò solo 15 giorni? Fu osteggiata. Ci fu una grandissima campagna stampa del giornale L'Ora contro questa cosa, ci fu anche della presa di posizione dell'allora capo della polizia Vicari, anche delle prese di distanza da quelle che erano le correnti di mio padre. Poi ovviamente tutto questo credo che è ben noto alla storia, mi è stato raccontato da mio padre soprattutto per sincerare i fatti importanti di quell'anno, perché come ho ribadito alla corte non avevo grande volontà di approfondire situazioni dove di fatto i ricordi temporali miei reali erano pochi e dovevo per forza affidarmi a quelli che erano i ricordi della stampa di mio padre, per cui insomma ho approfondito appunto la cosa del sindaco, quel legame tra i quattro omicidi, l'omicidio Scaglione, l'amicizia con Scaglione che mi ricordavo, per cui poi non sono entrato in quelle che erano le, soprattutto se davo spunto o adito a quelle che erano le lucubrazioni di mio padre in ambito politico, le campagne, le teorie sue, perché credo che avrei dovuto scrivere non un libro ma un'enciclopedia. Senta, comunque, visto che vi ha fatto cenno, come collocazione nell'ambito delle correnti della Democrazia Cristiana? Fanfaniano, mio padre nasce come Fanfaniano. E nel 70 era ancora Fanfaniano? Sì. Senta, a proposito dei rapporti e del ruolo dell'avvocato Guarrasi, ma il suo padre gli accennò mai a rapporti d'affari con l'avvocato Guarrasi? A riunioni di affari sì. Mi ha detto che era un soggetto che era presente quando c'erano da prendere grandi decisioni nel campo affari, se affari possono parlare in seno a quelle che erano le grandi spartizioni dei grandi lavori e dei grandi cointeressi perché c'erano 3-4 appalti che erano una specie di banca fissa che finanziava un po' la classe politica anche di contro anche l'associazione Cosa Nostra, che erano le manutenzioni, le cose, a questo tavolo degli affari spesso aveva partecipato anche l'avvocato Guarrasi. Senta, il suo padre è stato sindaco per 19 giorni, ma in precedenza è stato assessore ai lavori pubblici a Palermo tra il 59 e il 64. Può confermarlo?
Sì, credo anche in altri periodi, però esattamente mi creda, il percorso politico di mio padre non è qualcosa neanche che mi attirava più di tanto, per cui diciamo l'ho esaminato per quello che riguardava proprio la nomea di sindaco, mentre poi mi è già stato anche da lui specificato come. Io mi ricordo qualche cosa di quando era ricevuto il cardinale, c'ho piccoli episodi legati al ruolo politico di mio padre in quegli anni. Ecco, in questo periodo opera a Palermo un grosso cartello di imprese edili e con una sorta di società capofila che è la Garboli S.p.A. La? Mi scuso. Garboli. No, no. Di cui era amministratore l'avvocato Guarrasi. In questo cartello di imprese facevano parte anche varie altre società di cui pure era amministratore l'avvocato Guarrasi. E alcune delle più grosse iniziative edilizie realizzate in quel periodo a Palermo, per esempio risulta il palazzo che ospita in via Ruggero VII il Banco di Sicilia, oppure i primi la cittadella universitaria, insomma grosse opere furono realizzate proprio da questo cartello di imprese. Guardi, non ho a conoscenza direttamente questa impresa, ma laddove credo che sono stati edificati i palazzi, sicuramente mio padre aveva ben conoscenza, anche ben ritorni. Tutto quello che si è edificato in quegli anni credo che era di conoscenza di mio padre e il mio padre doveva essere interessato. Direttamente non ho conoscenza di questa società. Sì, e andando a una stagione più recente, e lei ha fatto riferimento alla società immobiliare INIM. INIM immobiliare. Investimenti immobiliari, una società milanese che però ha operato anche a Palermo. E a Torino. Aveva lo studio e l'ufficio in via Rapisardi a Palermo, dove lo stesso mio padre aveva avuto anche il comitato elettorale, e poi aveva anche gli uffici in via di Chiaravalle, dove c'erano anche altre imprese ben note. Sì, sa chi era tra i soci fondatori di questa società? Oltre il Francesco Paolo Lamia. Sì, c'era. Mi riferivo proprio a Francesco Paolo Lamia. Francesco Paolo Lamia era un soggetto, una persona vicina. Sì, lo era vicina sia da un punto di vista imprenditoriale sia da un punto di vista politico, in quanto credo che allo stesso a Paolo Lamia mio padre avesse dato incarico nelle sue, diciamo, le sue dazioni di cariche di assessorato, credo, al turismo, non so adesso se c'era turismo, sport e spettacolo, per quanto turismo, sport e spettacolo c'era in quegli anni, poi non so esattamente l'assessorato come io l'ha denominato. Sì, suo padre comunque ha fatto anche affari con la INIM. Assolutamente sì. È stato argomento di approfondimento mio proprio nel libro, perché mi ricordo che avevamo rinvenuto dei giornali dove mio padre c'erano stati degli, dopo l'arresto di mio padre era stato, c'erano stati dei titoli, credo proprio il giornale L'Ora, che avevano accusato mio padre di essere il consulente della Fininvest e il consulente della INIM, per cui al ritrovamento di questi giornali ho ritenuto, anche perché insomma si trattava di argomenti al momento dell'esame da parte mia della documentazione ancora attuali, ho chiesto qual era il reale ruolo, visto che in una sua intervista poi al Corriere, c'era un'intervista di mio padre al Corriere della Sera che diceva Ciancimino sbarca al nord, Ciancimino sbarca in borsa, avevamo approfondito questi argomenti e poi anche al ruolo svolto, dichiarato almeno lui suo come ruolo di consulente, non di socio. Sì. In questi investimenti immobiliari svolti prima dalla INIM nel territorio di Milano e poi anche dalla INIM immobiliare nella zona di Torino, nella vecchia area dell'industria Venchi Unica. Sì, per la verità risulterebbero dalle informative che sono agli atti di questo processo anche operazioni in Sicilia. Sì. E collegamenti della INIM con la Interfina. Interfina, sì, ho sentito di, ovviamente non ho svolto accertamenti di questo tipo, il mio intento era letterario, non investigativo. Sì. La Interfina è una società finanziaria costituita presso lo studio dell'avvocato Guarrasi e che operava in sinergia con la Adelcam, che era una società di famiglia della famiglia Guarrasi. Sì, sì, ma ho detto che mio padre conosceva bene l'avvocato Guarrasi, come conosceva bene il dottor Salvatore Rina. Ovviamente ho detto come non c'erano simpatie per il modo di operare di uno o dell'altro.
ovviamente che mio padre mi ha sempre detto di essere stato in rapporti con il Guarrasi per quello che era l'attività sua svolta in tutti gli ambiti. Ovviamente mi ha detto che non c'erano grandi affinità, poi non so il perché. E comunque lei conferma questi interessi comuni con la INIM? Sì, sì, sì. L'ho confermato anche in altri ambiti. Senta, suo padre le ha mai parlato di rapporti con il senatore Graziano Verzotto? Sì, sì. Lo conosceva bene. Mi ha detto, io, mi ricordo una volta si disse come credo che Verzotto a un certo punto della sua carriera ha abbandonato la Sicilia e come forse avrebbe dovuto ascoltare il consiglio di Verzotto anche lui di allontanarsi dalla Sicilia dove incominciavano le prime avvisaglie, le prime attenzioni, mi ricordo questi episodi. Lo stimava, di Verzotto era una persona molto in gamba, molto addentrata e anche ben inserita in vari ambiti, però mi ricordo proprio l'episodio di Verzotto, ne abbiamo parlato proprio quando mi disse a lui ha fatto bene andarsene via nel momento in cui io invece sono rimasto, mi ricordo questo episodio, consiglio. L'ente minerario. Sì, non gli ha detto in che ambiti era ben inserito? No, non ho approfondito. Senta, a proposito sempre di Francesco Paolo Alamia, che quindi era molto legato a suo padre, e questo lo può confermare? Sì, lo confermo. Lo stesso dicevo poc'anzi, proprio per l'amicizia e non sicuramente per la competenza, ha rivestito un ruolo di assessore, o uno o due volte il ruolo di assessore. Senta, sa se Alamia è stato socio della SIR? Siciliana Immobiliare Regionale. Sì, era una società che faceva capo a mio padre, credo di sì. Era che, mi chiede nel giro delle scatole e dei prestanome è difficile andare proprio a rifare, sì. Che conferma che la Siri in effetti faceva capo a suo padre sia pure attraverso una sì, serie sì, di... Sì, 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 ma no, sì, assolutamente sì. Ecco. E ci sono state varie modifiche nella compagine societaria. Sì, forse anche nell'intento di sfuggire a controlli, immagino che tutte queste modifiche andavano anche fatte in questo sì, fine. Sa se a un certo punto hanno fatto parte di questa società i fratelli Buscemi? Sì, sicuramente sì. Ecco, lei ha fatto riferimento a un Buscemi costruttore, intende riferirsi a Buscemi Salvatore o a Buscemi Antonino? Mi pare aveva rapporti con ambedue, però quello che solitamente veniva a casa mia in compagnia, quello che mi pare definisce nella sua, diciamo, terminologia, i gemelli si riferisce a Salvatore Buscemi, è riferito a Bonura, comunque ha rapporti anche con il cugino, non so se, o col fratello Nino Buscemi. Sì, Salvatore Buscemi magari e anche il fratello Nino hanno fatto parte della SIR? Credo di sì, però adesso mi creda, non sono in grado di... Per quanto riguarda i cugini Salvo, cui pure lei ha fatto riferimento, suo padre le ha mai parlato dei rapporti d'affari con i cugini Salvo? Mio padre ha mai parlato? Di suoi rapporti d'affari con i cugini Salvo? Direttamente, nel senso con interesse in società, no, non hanno mai avuto. Ho detto che non c'era una grande simpatia, i cugini Salvo erano molto legati diciamo, all'antagonista oppure diciamo, c'era lo stesso partito, anche antagonista, l'onorevole Lima. Ovviamente nelle grandi decisioni, più volte, come ho anche raccontato in altre situazioni, al tavolino, si può dire al tavolo, di queste grandi decisioni c'era stata una spartizione, secondo mio parere, non equa nei confronti degli esattori Salvo che beneficiavano di amicizie particolari nei confronti anche del Salvatore Rina, per cui mio padre spesso si era lamentato delle imposizioni del Rina a favore di Salvo. Credo che questo è stato anche uno dei motivi in relazione a che cosa? Appalti? Sì, mi ricordo che c'è stato esattamente, mi ricordo il palazzo della Sicilcassa e mi ricordo anche in merito a quello che doveva essere il palazzo dei congressi, ora tutti i vari singoli episodi, anche mi ricordo ci sono stati dei contrasti in merito a quelle che erano le assegnazioni appunto delle sattorie, però non sono in grado poi di finalizzare i singoli rapporti. Però rapporti d'affari di cointeressenza societaria? Con i cugini Salvo non me ne ha mai parlato. Non ne ha mai parlato. No. Ma
La Figeroma era una società finanziaria, sì, della una famiglia. Sì, legale, diciamo. Ovviamente della mia famiglia, sempre per interposizione di personaggi. Sì, tramite prestanome naturalmente, però dico, era una società che faceva capo sempre alla sua famiglia, quindi a suo padre. Sì, indirettamente era riferibile a mio padre, controllata attraverso le famose teste di legno o più modernamente intestatari fittizi. No, glielo chiedevo perché tra gli atti noi abbiamo un'informativa della Guardia di Finanza che attraverso ricerche di archivio è risalita agli atti di una grossa operazione, una perquisizione nell'ambito di un'indagine sul gruppo Salvo, circa una cinquantina di società, viene fatta una perquisizione per acquisire i fascicoli di queste società riconducibili al gruppo Salvo, e però è il luogo della perquisizione, la perquisizione viene fatta presso la sede della Figeroma. Guardi, non ho, sì, non riesco, la ricostruzione di tutti quelli che sono stati i meandri, gli spostamenti e anche col tentativo di eludere controlli fatti da mio padre in campi societari, che non ho approfondito più di tanto. Mi sono limitato a quelli che erano le attualità di questo tipo di argomenti, sapere quelle che erano tuttora esistenti e no. E di questo ho anche riferito all'autorità giudiziaria. Senta, e a proposito dei Salvo, c'è un passaggio del documento, pare il 19 secondo, sì, dove dice mi era stato chiesto di capire che intenzioni poteva avere, a che punto stava con l'inchiesta dei cugini Salvo, cioè mi scusi consigliere, era, che sì, sto andando su documento 19, sì, allegato 19. Cioè i paesani di suo, se non ho capito male, i paesani, sì, di suo padre gli avevano chiesto di adoperarsi per, sì, sapere. L'ho trovato, mi era stato chiesto di capire, ecco, le intenzioni poteva avere, a che punto stava con l'inchiesta dei cugini Salvo, persone che non ho mai stimate, ho sempre reputato capaci di tutto pur di accrescere il loro potere economico. Ci riferiamo ovviamente, cioè suo padre doveva adoperarsi presso il procuratore Scaglione per acquisire informazioni, se riusciva ovviamente, perché mio padre, dando per scontato che ci fosse un'inchiesta in corso. Sì, così mi ha raccontato, mi ha detto che era, infatti si era, come ho detto prima all'esame del procuratore, ecco, ho detto che si era lamentato di questo, cioè mi avevano chiesto di cercare di attingere notizie a che punto stava e che risvolti poteva avere questa inchiesta, e poi arrivano a questa situazione, per cui è stato oggetto di momento di osservazione in merito al delitto Scaglione. Sì, ma che tipo di inchiesta si riferiva? Perché questo tema è stato approfondito, c'è stato un grosso approfondimento in questo processo, alla ricerca di eventuali richieste di inchieste pendenti all'epoca sul gruppo Salvo. Non ho approfondito più di tanto, non sono in grado di dirle. E poi mi spiace, non ho seguito il processo. Quindi non è in grado di dire se era un'inchiesta giudiziaria o un'inchiesta di altra natura? No, credo giudiziaria, trattandosi del procuratore Scali, però non ho, diciamo, riferimenti su cui, per cui darle risposte concrete. Senta, un'altra società a cui la sua famiglia era interessata, se lo conferma, se ritiene di poterlo confermare. Se era sì, non sono reticente. Era la ISEP? Assolutamente sì. Istituto Sovvenzioni e Prestiti, S.P.A. Bel nome, neanche mi ricordavo il nome, originale sicuramente. Sì, comunque sì, ma ricordo che faceva parte dell'impianto delle reti delle società riferibili a, indirettamente a mio padre, e credo che è stato anche oggetto di attenzione di Lucia Falcone. Senta, ma Luciano Liggio o Leggio aveva avuto un ruolo nella ISE? Credo di sì, diciamo, ma operativo. Credo che era stato intestatario qualche quota, qualche suo parente, mi ricordo qualcosa, però mi chiedo, consigliere, non ho approfondito il tema del patrimonio di mio padre con mio padre, per cui ho fatto una ricostruzione in altri ambiti che ripercorre tutte le tematiche delle società di allora. Ovviamente è una società che nel momento in cui ho questa apertura mentale di mio padre, sono tutte società che
risultano confiscate, risulta, per cui non è che ho un grande interesse, ovviamente il mio interesse poteva essere nell'attualità dei beni riferibili a terzi nel 2000 e 2001, come faccio per le società del gas o per altri. Sa comunque, per averlo appreso da suo padre o da altra fonte, se dell'ISET ha fatto parte tramite prestanome il costruttore Salvatore Moncada? Sì, mi pare di aver letto qualcosa nella perizia disposta dalla Banca d'Italia in merito al panorama delle società di mio padre, però proprio per averlo letto nei meandri della documentazione quando dovevo fare la cernita, ho letto anche questo, da perizia disposta, ed era stata anche nella ricostruzione, nel tentativo di ricostruzione del patrimonio di mio padre. E poi comunque tengo a sottolineare che la perizia disposta dalla Corte sull'accertamento dei beni di mio padre, nonostante tutto, aveva dato un esito favorevole, nel senso che definiva i beni di mio padre leciti, non soltanto per in misura della quota sequestrata, ma anche per altre somme. Ovviamente laddove si è giunta a questa perizia è argomento di altra inchiesta, come si è giunta a questo esito di perizia. Quindi inutile chiedere le notizie più particolareggiate sull'attività della ISET? Sì. E su... Non sono in grado di... Grosse operazioni? No. Questo si riferiscono a tutto quell'impianto di società che nel momento in cui c'è l'apertura di mio padre sono tutte le società ben confiscate, per cui non di mio interesse. Senta, suo padre le ha mai parlato di una relazione dell'onorevole Nicosia sulla speculazione edilizia a Palermo? No, non ho ricordo in merito. Su questi temi ci sono domande? Nessuna? Nessuno deve intervenire. Pubblico Ministero. Aspettiamo un attimo. Ministero deve fare altre domande? Nessuna, Presidente. Nessuna. Possiamo considerare chiuso l'esame? Un attimo soltanto. Signor Ciancimino, mi scusi. Prego, ha ricordo, scavando nella sua memoria, di questo numero di telefono 230712? No, mi creda. Nonostante... Intensa palermitana? No. No, mi creda. Le credo. Va bene, chiuso l'esame, possiamo congedare il test e buonasera. Buonasera Presidente, buonasera Avvocato. Buonasera. Io posso restituire i documenti? Sì, è un pubblico ministero che glielo ha dati. Il pubblico ministero deve... Ci sono richieste? Sì, Presidente, alla luce... Ecco. Un attimo, cominciamo, andiamo per ordine, Avvocato Cianfello. Prima quello del Pubblico Ministero. Grazie Presidente. Alla luce dell'esame odierno del signor Massimo Ciancimino, io chiederei che venga citato quale test di riferimento la madre. Preciso che l'ufficio del Pubblico, in primo luogo, preciso che l'ufficio del Pubblico Ministero ha già provveduto o proceduto a sentirla in data 12 novembre 2010. Ho qua il verbale riassuntivo, la registrazione non mi è stata ancora depositata, perché comunque è stata registrata la sua deposizione, ma comunque lo chiedo come testa di riferimento. Deposito, e su quali circostanze in particolare? A conferma dei rapporti di conoscenza con la famiglia dell'ex procuratore di Palermo Pietro Scaglione, a conferma degli eventuali periodi di soggiorno sulla penisola ed eventualmente in quali località e in quali strutture alberghiere, a conferma del fatto che il
Vito Ciancimino ebbe ad avere una reazione a lui insolita in occasione dell'uccisione del procuratore Scaglione, a conferma o per verificare se Vito Ciancimino ebbe comunque a confidare alla moglie, dato lo stretto rapporto di amicizia che coinvolgeva non già le singole persone ma le famiglie, quelle che potessero essere le sue convinzioni, che potevano essere le sue convinzioni relativamente a questo omicidio, e quindi anche eventuali collegamenti fra quell'omicidio e quello del quale ci occupiamo in questa sede. Si chiama costei? Si chiama, Presidente, Scardino Epifania Silvia. Poi altre richieste? Sì, vi è una seconda richiesta. Chiederei che venga assunta la testimonianza di tale Servillo Enrico. Servillo Enrico, Presidente, è nient'altro che il figlio di colui il quale ebbe a svolgere il ruolo, e quindi passiamo a tutt'altro ambito, torniamo alla ricerca della causale del delitto, dicevo, è nient'altro che il figlio di colui il quale svolgeva le funzioni di fotografo in occasione della visita di Enrico Mattei in quel di Nicosia, tant'è che ebbe addirittura a sviluppare un servizio fotografico riferito sia al breve soggiorno che all'occasione conviviale che in quell'occasione vi fu, e che ebbe poi a riferire in un verbale reso alla polizia giudiziaria, e qua sta, se lei ritiene l'illustro, la rilevanza, che i negativi delle fotografie, quindi del lavoro svolto dal padre in quell'occasione, vennero ad essere come posso dire, sequestrati, requisiti, non si è capito bene, da parte di personale che si qualificò come appartenente alle forze dell'ordine. A me parrebbe utile cercare di capire chi fossero questi signori, se il signore in oggetto non ne serve ancora ricordo. Dove è reperibile costui? Sì, sì, abbiamo tutte le generalità, posso tranquillamente comunicare alla cancelleria. In Sicilia abita? Sicilia, Nicosia. Vabbè, poi? Niente, per il resto ovviamente preannunzio alcune richieste di produzione documentale, credo che all'esito dell'esame del signor Ciancimino si renda certamente necessario, ma sarà cura del pubblico ministero provvedere, ma lo anticipo sin d'ora, le sentenze che hanno definito la posizione giudiziaria di Vito Ciancimino, dovrebbero essere sostanzialmente due, quella che l'ha giudicato per il reato di quell'articolo 416 bis del codice penale e quella relativa ai reati contro la PA. Penso di poter essere in grado di farlo alla prossima udienza, magari su supporto informatico per evitare di opprimere di carte la cancelleria. E da ultimo preannunzio sin d'ora che è mia intenzione chiedere la allegazione al fascicolo del dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese già nella prima fase delle indagini, parliamo quindi dei primi anni 70, da tre personaggi ormai deceduti, e mi riferisco segnatamente all'onorevole Franco Restivo, all'onorevole Angelo Nicosia e da ultimo anche al senatore presidente Giuseppe Alessi, che tra l'altro è menzionato in uno dei rapporti che sono stati acquisiti dalla Corte, quello dell'ottobre 74 della squadra mobile, che vennero acquisiti con allegati, ma questo allegato non è presente. Dichiarazioni rese nell'ambito del istruttore nell'ambito di questo processo, diciamo allora aveva un diverso numero. Ne apprendiamo adesso l'esistenza. Sì, sì, vennero sentiti tutti e tre, e quindi io ritengo sia particolarmente utile e interessante anche il completamento degli atti sulla riproduzione del punto. Le preannunzio per la prossima udienza. Queste sono le mie richieste, sì. Grazie. E andiamo avanti intanto con le richieste e poi faremo un giro per i pareri. E le parti civili hanno richieste da formulare? Purtroppo in atto non sono in grado di formulare le richieste per un problema di carte da ulteriormente compulsare. Va bene. Avvocato Cianferoni ha richieste? Sì. Prego. Sì, Presidente. Allora, in primo luogo, quanto alla preannunciata richiesta di audizione del generale Mori, la difesa insiste, malgrado che si possa, e in questo momento do atto al Ciancimino Massimo, che ovviamente è a conoscenza meglio di chi le parla, Presidente, avendole vissute certe vicende, del fatto che ci potesse essere un altro libro, ma era indubbio che si fosse già parlato di libri da parte di Mori, su questo anche per la
serietà dell'impegno e la correttezza di questo difensore. Chiediamo l'esame del generale Mori sulla credibilità di questo teste, il quale ha riferito comunque delle circostanze rilevanti. Non sto qui a dire se di segno positivo o negativo per la tesi difensiva, anticipo però di segno secondo me positivo, sta di fatto che abbiamo interesse a dimostrare come tutta la costruzione del Massimo Ciancimino, evidentemente ritenuta da codesta corte di rilievo, perché lo si è sentito per l'odierna udienza intera praticamente, e quindi noi abbiamo interesse a dimostrare che si tratti di una ricostruzione meramente ipotetico-deduttiva e non basata su fatti oggettivi, e allora abbiamo interesse a portare come testimone il generale Mori, sia pure testimone assistito, crediamo, anche egli, di fronte a questa corte. Ma e per, a questo proposito... Ecco, per dire che cosa? Vuole specificare meglio l'articolato di prova? I rapporti che ci furono tra Massimo Ciancimino e l'arma dei carabinieri e Vito Ciancimino e l'arma dei carabinieri per tutta la durata della permanenza in vita di Vito Ciancimino dal 1970 in avanti, perché riteniamo come capitolo importante quello di dimostrare come, e abbiamo memoria e non stiamo qui a citare ancora a memoria, vorremmo che la Corte valutasse la circostanza leggendo i verbali, del fatto che quando Vito Ciancimino era imputato per reati contro la pubblica amministrazione commessi a Palermo negli anni 70-80, di cui poi ai processi ai quali ha fatto cenno il figlio, ecco, l'arma dei carabinieri nelle persone del generale Subranni, colonnello Mori e capitano De Donno, ovviamente con i gradi che all'epoca avevano, voglio dire, il Subranni sarà stato anche maggiore, il Mori lo stesso e il De Donno pure, che oggi è colonnello, all'epoca era capitano. Sta di fatto, vogliamo contestualizzare che Ciancimino, come padre Vito e come figlio Massimo, sono stati informatori dei carabinieri fino ad arrivare poi all'arresto del signor Riina, e che è un tema, questo si rende conto il difensore, che esula direttamente dal processo ma che ricostruisce un contesto. Noi dichiariamo l'interesse a sentire il generale Mori e allarghiamo dunque, per ciò che abbiamo detto, anche al Subranni e al De Donno. In questo momento formula la difesa l'audizione di questi tre ufficiali dei carabinieri, oggi in congedo i primi due, cioè Subranni e Mori, perché fin dall'epoca erano a Palermo. Il generale Subranni è stato a Palermo per lunghi e lunghi e lunghi anni. Quindi, ecco, prima richiesta, esame orale di Subranni, Mori e De Donno. Vi sono delle richieste altrettanto, signor Presidente, se non di più, ad avviso della difesa, rilevanti, di tipo documentale. In primo luogo, chiediamo che venga acquisita una cartella clinica anamnestico-storica di Salvatore Riina, sintetica, si capisce, sulle fattezze somatiche, perché risulti che da tempo immemorabile, da quando cioè è in vita ed è stato comunque visitato, presenta uno struma tiroideo, questa è la dizione medica, in termini laici si dice gozzo, molto appariscente, che non poteva sfuggire alla visione di chi che sia, specialmente in tempi estivi. E quindi questo particolare fisico a noi interessa che la Corte lo conosca, se del caso chiediamo anche che la Corte voglia citare per la comparizione diretta l'imputato Riina, per poter essere egli ispezionato e vedere come la prima cosa che risalti sia questo gozzo tiroideo particolarmente pronunciato, che siano poi i medici da dire da quando ce l'ha. Io da quando conosco il signor Riina l'ho sempre visto, poi non so se nel 1990, quello che diceva il 88 eccetera, lo avesse. Ritiene questo difensore di affermare di sì, e quindi chiediamo le cartelle cliniche del signor Riina. Quindi richiesta numero due, le cartelle del signor Riina, con particolare riferimento al gozzo tiroideo.
perché poi, dico, per la rilevanza della prova, ad uso specialmente dei giudici popolari, sono su queste circostanze semplici e dirette che si misurano in primo luogo le credibilità dei testimoni tutti. Noi per questo facevamo delle domande, non certo per chiedere di che tipo di giacca fosse vestito il Riina quando il Massimo Ciancimino dice di averlo visto, ma perché c'è un particolare fisico molto importante. Bene, terzo punto, chiediamo che venga acquisita tramite organi di polizia, se già il Presidente non sia in atti, la storia giudiziaria, diciamo, della permanenza in clinica di Luciano Liggio a Roma, per datare esattamente l'ingresso e l'uscita per dimissione o per fuga, questo si dovrà verificare, di Luciano Liggio dalla clinica di Roma, dove era degente. Questo perché si è fatto riferimento alla figura di Liggio per tutto il processo e quindi ha interesse questa difesa a precisare, contestualizzare con precisione questi passaggi. Altrettanto dicasi, signor Presidente, richiesta numero 4, chiediamo che venga acquisito un certificato penale con riferimento storico alle pendenze di Luciano Liggio, perché oggi il teste, parlando della figura del compianto procuratore Scaglione, diceva come fosse stato interessato, ha usato la parola appigli, per trovare degli appigli per Luciano Liggio, per la storia giudiziaria di Luciano Liggio. Allora mi chiedo se esistessero negli anni 1969-70, perché ricordo a me stesso che qui stiamo discutendo di un fatto che ha una data precisa, 16 settembre 1970, se a quella data ci fosse o meno una pendenza di Luciano Liggio che meritasse attenzione per essere aggiustata, uso un termine improprio ma espressivo di ciò che ha detto il Ciancimino. Ciancimino ha fatto riferimento, e mi sarei meravigliato se così non fosse stato, anche alla parola revisione, che è una parola che ritorna ciclicamente in maniera ormai avvilente per chi le parla, chi ha l'onore di parlare a questa Corte, che da quando si sente parlare di certi discorsi viene sempre fuori anche il tema della revisione. Oggi il signor Ciancimino riferisce un tema di revisione addirittura a Luciano Liggio. Vediamo perciò se Luciano Liggio avesse qualche processo da rivedere agli inizi degli anni 70. E per finire chiedo conferma a me stesso, e nel caso insisto, affinché la Corte acquisisca copia dei verbali del maxi processo, cioè quello definito con la sentenza Cassazione prima 92 Abbate, con le dichiarazioni di Luciano Liggio rese alla Corte d'Assise di primo grado, esattamente a proposito del golpe cosiddetto golpe borghese. Ricordo che questo tema si è già trattato e ricordo che queste dichiarazioni sono agli atti, però se il mio ricordo fosse fallace chiedo ancora oggi che venga acquisito copia di questo verbale. Quindi riassumo e concludo, noi chiediamo, primo, l'esame dei testi, sia pure assistiti nella parte in cui ciò dovrà essere accertato, Mario Mori, capitano De Donno, e mi pare si chiami Antonio, ma mi sbaglio sicuramente, Subranni, quindi Mori, Subranni e De Donno. Due, cartella clinica di Salvatore Riina e, se del caso, comparizione in aula per ispezione di Salvatore Riina per verificare la presenza di un corposo e vistosissimo gozzo tiroideo. Tre, cartella giudiziaria di Luciano Liggio con riferimento alla permanenza in clinica di Liggio medesimo in quel di Roma tra il 1969 e il 1970. 4. Certificato penale di Luciano Liggio per verificare l'esistenza di processi databili 1969-1970, sia pure 71, fino alla morte del povero Scaglione, per vedere se sia vero o meno che c'era bisogno di una revisione per Luciano Liggio. Queste sono le richieste che la difesa Riina formula all'esito di questa audizione del signor Ciancimino. Su queste richieste il pubblico ministero, prego. Il pubblico ministero non ha inteso se la richiesta dell'audizione del generale Mori tragga origine da un precedente verbale, da precedenti dichiarazioni rese, quindi innanzitutto chiederebbe una delucidazione sul punto alla difesa.
Avvocato Cianceroni, sì, lei aveva fatto riferimento, sì, a un verbale, sì, durante il contro esame. Vi sono le deposizioni, e qui amplio il riferimento anche al capitano De Donno, alla audizione davanti alla Corte d'Assise di Firenze in data 24 gennaio 1998, data che, nella quale fu svolto sia l'esame di Mori che l'esame di De Donno, sui temi dei rapporti con Ciancimino Vito per giungere all'arresto di Salvatore Rina. E, signor Presidente, e quindi c'è una richiesta, una formale richiesta di acquisizione di questo verbale? Esattamente, esattamente, signor Presidente. Lo dovrebbe mettere lei a disposizione della Corte, Avvocato Cianferoni. Io mi faccio mi faccio parte diligente, lo recupero e nel termine che mi verrà assegnato dalla Corte io lo produrrò in cancelleria. In questo senso, signor Presidente, si rende conto che l'esame di questo verbale è propedeutico alla valutazione della richiesta di esame degli ufficiali dei carabinieri da lei citati. E quindi la Corte ha necessità prima di esaminarlo questo verbale. Va bene? Quindi, non c'è dubbio. Io quindi penso si impegna a metterlo a disposizione della Corte e a chiederne quindi. Nel volgere di una. Perfetto. Sì, dicevo, signor Presidente, nel volgere di una settimana si potrà metterlo. Vado per cautela, ma forse anche qualche giorno di meno, si potrà mettere a disposizione della Corte. Signor Presidente, non perché mi scuserà se mi permetto, ma avrei un'ulteriore richiesta sul punto. Prego. Della credibilità di Massimo Ciancimino. Io vorrei produrre a questa Corte un verbale di udienza, sempre di uno dei processi svoltisi in quel di Firenze, che in questo caso io non so datare l'udienza, mi riservo perciò la produzione, nella quale con prima dichiarazioni spontanee di Salvatore Rina e poi per richiesta di questo difensore, nell'anno 2003 chiedemmo l'esame di Massimo Ciancimino per la rilevante presenza di costui nelle dinamiche che portarono all'arresto del Salvatore Rina. Questo tema rileva, dico per me stesso, perché non c'è dubbio che colui che abbia fatto arrestare Rina debba essere guardato con estremo cautela nel momento in cui viene a riferire circostanze su un processo nel quale all'epoca questo signore di stasera, questo teste, aveva 7 anni di vita, essendo nato nel 1960. Quindi, per dare modo alla Corte di valutare se siamo in presenza di un racconto credibile o no, questa difesa allega che Massimo Ciancimino viene indicato da qualificati, per noi qualificati testimoni dell'arma dei carabinieri, come fonte conoscitiva che ha portato all'arresto del signor Salvatore Rina. Quindi allora noi vogliamo dimostrare alla Corte che da molti anni la difesa Rina chiedeva che Massimo Ciancimino venisse sentito e questa richiesta è sempre stata disattesa, con motivazioni che sfuggivano a questo difensore e ancora oggi sfuggono da parte della Corte e delle Corti, anzi, perché si reiterò in appello questa richiesta. A noi sfuggiva perché Massimo Ciancimino non potesse essere sentito. Neanche oggi lo capiamo, o forse lo capiamo troppo bene. Comunque sia, al di là di queste espressioni, chiediamo che questa Corte voglia valutare un fatto storico da assumersi come rilevante ai sensi del 187 Codice Penale sulla credibilità del teste, che è comunque un fatto di prova. Questo signore, i carabinieri dicono che portò all'arresto di Rina, suo padre si fece dare le mappe della città di Palermo, del quartiere dove doveva stare Rina, delle forniture gas e acqua per arrivare all'arresto, e luce per arrivare all'arresto di Salvatore Rina. Dunque questo fatto è bene che la Corte d'Assise di Palermo lo conosca nel momento in cui ha ammesso come rilevante un testimone che viene a riferire un sentito dire come ha fatto il Massimo Ciancimino. Quindi mi scuserà la Corte se i punti di prova sono diventati 5, però per dare storicità a un'ipotetica dichiarazione oggi di Salvatore Rina che vi dica guardate che Massimo Ciancimino mi ha fatto arrestare, bene, si sappia che questa dichiarazione è data 7 anni fa, nel 2003 questa dichiarazione fu già fatta. E si chiese di sentirlo come testimone e non fu ammessa questa testimonianza. Ecco, quindi noi vorremmo che la Corte lei
Avvocato Cianferoni, si riserva di mettere a disposizione della Corte questi due verbali a cui ha fatto riferimento, questo del 24 gennaio 1998 e l'altro di cui non ricorda la data, contenente le dichiarazioni spontanee dell'imputato Rino nel processo di Firenze e la richiesta di audizione del Ciancimino, in maniera da mettere in condizione la Corte di valutare la richiesta di esame da lei oggi formulata. Perciò il pubblico. Signor Presidente. E Avvocato Cianferoni, prego. Basta che mi assegna il termine. Fino alla prossima udienza. Un attimo. Grazie, signor Presidente. Adesso vediamo un attimo cosa c'è da fare. Il programma per le prossime volte. Intanto il pubblico ministero. Quindi mi sembra di capire che il parere sulla richiesta di esame è condizionato all'esame dei verbali, mentre invece sugli altri punti oggi rappresentati dal difensore. Per quanto concerne la cartella clinica dell'imputato Rina Salvatore, non vi è alcuna opposizione da parte del pubblico ministero, si tratta di documentazione, a mio modo di vedere, non particolarmente rilevante, ma comunque sia, nell'ambito di un atteggiamento che è stato assunto dalla difesa spesso nel corso di questo processo, altrettanto noi non ci opponiamo all'ingresso di materiale documentale, ci si rimette alla valutazione della Corte. Quanto poi invece alla documentazione relativa alla permanenza, al periodo di permanenza in clinica di Luciano Leggio, penso che sia già agli atti di questo procedimento, per cui mi sembra una richiesta del tutto ultronea e superflua. Il certificato penale di Luciano Leggio per verificare quella che fosse la sua situazione giudiziaria nel 1971, non vorrei incorrere in un difetto di memoria perché le carte sono tante, ma mi pare che sia anch'esso agli atti, onde per cui non vedo su cosa io mi debba pronunziare. Lo stesso mi pare possa dirsi per quanto attiene al verbale del maxi processo con le dichiarazioni in primo grado del colpe borghese, certamente è stata acquisita la sentenza nel quale sono ampiamente riportate le dichiarazioni medesime, ma se la memoria non mi inganna anche le dichiarazioni stesse, per cui anche su questo direi che non so su cosa esprimermi, ove non vi fossero comunque nessuna opposizione da parte di questo ufficio del pubblico ministero. Non ho poi ben inteso quell'altro verbale di spontanea dichiarazione, mi riservo comunque. Allora, il pubblico ministero si riserva di esprimere parere sulla richiesta di esame dei testi Mori, Subrani e De Donno all'esito della produzione dei verbali annunciata dalla difesa. Si rimette alla Corte per quanto concerne le altre richieste di acquisizione documentale. Le parti civili su queste richieste? Sulle richieste della difesa? Sì, c'è concordanza con la posizione del pubblico ministero. Si associano a quanto precisato dal pubblico ministero, mentre invece adesso l'avvocato Cianferoni dovrebbe esprimere parere sulle richieste nuove formulate dal pubblico ministero, cioè l'esame della signora Scardino e del test Servillo. Nessuna opposizione, se non una sommessa riflessione sul criterio d'ingresso di queste prove, che sia pure allargato, ricordo che siamo sempre in tema di 507, anche la signora verrà a riferire un sentito dire, quindi riscontrare un sentito dire con un altro sentito dire è un percorso pur conosciuto in giurisprudenza, però quanto mai ardimentoso, questo dico anche pensando all'età di questo teste, però in fondo nessuna opposizione, quanto nemmeno che meno sul fotografo. Non si oppone quindi? La Corte si ritira. La Corte sulle ulteriori richieste di integrazione probatoria oggi formulate così provvede.
dispone l'esame dei testi Servillo e Scardino. Sulle circostanze indicate dal pubblico ministero, rilevando quanto la Scardino, che la stessa dovrà essere esaminata non solo come testa di riferimento, ma anche come fonte diretta in ordine alle circostanze che hanno formato oggetto, in ordine a talune circostanze che hanno formato oggetto dell'esame odierno di Ciancimino Massimo. Rigetta la richiesta di acquisizione della cartella clinica dell'imputato Riina, ritenendola non rilevante ai fini della valutazione della credibilità del testo oggi esaminato, atteso che essa non consentirebbe comunque di apprezzare a quando risalga l'asserito difetto fisico, e di stabilire inoltre se all'epoca dell'incontro con il Ciancimino tale difetto fosse di dimensioni tali da essere evidente. Rileva in ordine al restante materiale documentale cui ha fatto riferimento la difesa nelle sue richieste, tra parentesi, certificato penale storico di Luciano Liggio, durata della permanenza in clinica dello stesso Liggio, che gli elementi in questione risultano già acquisiti al fascicolo. Rileva infine quanto alla richiesta di acquisizione di copia del verbale del maxi processo 1 contenente le dichiarazioni di Luciano Liggio sul golpe borghese, che ove non esistente in atti tale verbale potrà essere prodotto dalla difesa richiedente la quale pertanto viene invitata a dar corso a tale sua richiesta mettendo a disposizione
detto verbale. Sulle altre richieste abbiamo già anticipato che la Corte si pronuncerà dopo assegna termine alla difesa dell'imputato. I giorni 10 da oggi, per il deposito in cancelleria dei verbali relativi ai processi celebrati innanzi alla Corte di Assise di Firenze, cui la difesa medesima ha fatto oggi riferimento, riserva la decisione in ordine all'esame dei testi Mori su Branni e De Donno all'esito del deposito di detti verbali. Destina per l'esame dei testi Scardino e Servillo l'udienza del 3 dicembre 2010, ore 9:30, udienza che verrà tenuta nell'aula della prima corte di assise, meglio nell'aula della prima, non è l'aula della prima, nell'aula della prima assise presso il Palazzo di Giustizia di Palermo. Onera della citazione il pubblico ministero. Come? Presidente, signor Presidente. Sì, un attimo soltanto, dica, un attimo, c'era l'avvocato più. Avvocato Cianferoni, prego. Grazie, signor Presidente. Questa difesa nomina fin d'ora proprio sostituto l'avvocato Antonio Turlisi del Foro di Palermo per estrarre copia del verbale dell'odierna udienza per quanto occorrere dovesse per istruire la richiesta a Firenze. Faccio presente, signor Presidente, che sono verbali di processi che datano oltre 10 anni fa. Tenuto conto che oggi è venerdì e ormai la giornata è conclusa, domani è sabato e notoriamente le cancellerie sono chiuse, io mi permetto di chiedere un dilazionamento a giorni almeno 15 per essere sicuro di rimanere nei termini. Veda, i 10 giorni muovevano dal fatto, avvocato Cianferoni, che così ci consentirebbe il giorno 3, cioè la prossima data di rinvio, di avere a disposizione già questi elementi in maniera da poter valutare, signor Presidente, da poter valutare la sua richiesta, e questo è il motivo. L'interessante, ecco l'interessante, dico, il termine poi alla fine non è così perentorio, ma l'interessante è che questi verbali vengano depositati in cancelleria almeno un po' di tempo prima del giorno 3, in maniera da darci tempo di esaminarli, dar tempo anche alle altre parti di esaminarli, va bene? Quindi a disposizione va bene. Più di 10 giorni, va bene? Bene, comunque cercherò di fare presto. Se mi permette, signor Presidente, prego. Desidererei a questo punto della giornata, quando immagino la Corte starà per chiudere l'udienza, ecco, mettere a verbale da una parte le mie scuse per essere arrivato alle 11:15, fa fede il registro d'ingresso. È già chiuso l'incidente. Dall'altra, signor Presidente. No, ma veda, mi faccia dire però, perché la Corte ha usato un'espressione severa nei miei confronti che io ho recepito, perché devo sempre migliorare. Tuttavia, ricordo che... Noi diciamo, ci teniamo abbastanza alla puntualità, e perciò se abbiamo usato quelle espressioni, insomma, ma comunque è chiuso
ma mi faccia abbiamo dire... già dimenticato. Va bene, lasciamo fare. Grazie. Prego. E poi voleva dire qualche altra cosa? Nessuna? Pubblico Ministero. No, va bene, Presidente, lasciamo prendo atto e con serenità dico che mi associo, non c'è nessun incidente per parte di questo difensore che in 4 anni ha cercato sempre di farcela. Ecco, oggi chiedevamo di poi cominciare alle 2 per Ciancimino e alle 11:15 eravamo qua, cioè questo volevo che risultasse. Va bene. È vero, non c'era tutto delle 10. Va bene. Pubblico Ministero. Desideravo semplicemente, con il suo consenso, signor Presidente, depositare i verbali cui ho fatto riferimento per chiedere l'audizione dei testi, in modo che le parti, se ritengano, possano prenderne la cancelleria per agevolare il lavoro di tutti. Sono i verbali delle dichiarazioni rese innanzi al suo ufficio, certo, che sono a disposizione delle parti perché ne possano prendere visione prima dell'esame. Grazie. Va bene. E allora il processo è rinviato all'udienza del 3 dicembre 2010 alle ore 9:30 nell'aula della prima assise del Palazzo di Giustizia. Viene mantenuto fermo il provvedimento relativo al collegamento a distanza dell'imputato. Buonasera, l'udienza è tolta.